Ciao Selinels, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto chiedo scusa per le mie condizioni perché ho appena fatto la doccia e i capelli ancora erano un po' bagnati e non potevo piastrarli, quindi li vedrete in queste condizioni. Come avete letto dal titolo, vi devo raccontare una cosa molto importante che è successa nell'ultimo periodo, che vabbè ormai avrete capito appunto dal titolo, però comunque ho tantissimo piacere di spiegarvi come è successa questa cosa. Allora, come voi sapete, io sto con Christian da ormai un po' e Christian conosce mia figlia da quando aveva fatto un anno da poco. Adesso la Sele ha 3 anni. Lui la conosce veramente da quando era piccolissima, ancora non parlava. Mi ricordo quando riguardo alcuni video aveva i capelli piccolissimi, era tutta piccolissima. Allora, la prima cosa che voglio dire riguardo a questo argomento è che noi non abbiamo mai sforzato questa cosa con la Selena, non gli abbiamo mai detto no, lui non è papà, no, non devi chiamarlo papà, oppure sì, amore, tanto il mio ragazzo chiamalo papà. Questa cosa non è mai successa, né appunto dicendogli di no, né appunto dicendogli di sì. Io e Christian abbiamo sempre detto che se sarà una cosa che a lei verrà spontanea di fare, gli uscirà e basta. Ed è stato così. Fino a poco tempo fa, che appunto la Selena a Christian l'ha sempre chiamato Mo. Mo, 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 perché non so se vi ricordavate, ma tipo quando eravamo in quarantena, proprio all'inizio, che abbiamo fatto la quarantena insieme anche a Christian e a Seba, la Mish, in casa dei miei genitori, e appunto mia sorella chiamava Sebastian Mo, e dopo la Selena, sentendo questo Mo, l'ha collegato a Christian, comunque ai ragazzi, in quel periodo chiamava forse anche Seba Mo, non mi ricordo, però comunque la Selena lo chiama Mo, ma anche fino adesso a volte lo chiama Mo. Ecco, ma in questo ultimo periodo è successo qualcosa alla Selena che l'ha fatta cambiare. Sarà sicuramente il fatto che comunque ora siamo molto molto più vicini, io, Christian e lei, e la piccolina che è nella pancia. Cioè siamo molto più legati di prima, perché comunque anche nel periodo in cui c'era stato mio padre che era positivo e ci siamo dovuti allontanare, siamo stati nell'appartamento dei genitori di Cri, eravamo tutti noi insieme. E mi fa un sacco piacere potervi raccontare questa cosa perché io ero proprio lì davanti a Christian e alla Selena quando è successa questa cosa. E era un giorno in cui stavamo giocando lì sul letto insieme alla Sele. E la Selena così, dal nulla, cioè lei sa che Christian non è suo padre, perché lei comunque ha avuto modo di, tra virgolette, conoscere il suo vero papà. Non è stata una cosa durata molto, ma sa che comunque Christian non era suo papà. Ecco, e questa cosa è stata molto pesante per lei, perché facevano anche magari qualche videochiamata insieme al suo vero papà e lo vedeva così, e quando vedeva magari dalle foto del suo papà, lei sapeva che era lui. Ad un certo punto questa persona si è allontanata del tutto dalla Selena, ha iniziato a farmi domande a me del tipo perché papà non mi vuole bene, perché mi lascia sempre da sola. Io da mamma sentire delle cose così che uscivano da una bocca così piccolina dalla mia bimba che aveva appena fatto 3 anni, sono frasi che mi hanno segnato molto molto molto, mi hanno fatto anche aprire tanto gli occhi. E il sentire mamma, io sono brutta, cioè veramente sono frasi che mi ricordo ancora il giorno. Mi sono messa a piangere lì con lei e mi sono messa a dirgli, tranquillizzandola: Selena, va tutto bene, non va bene quello che stai dicendo, guarda che non è così che è andata, tu sei bellissima, tu sei bravissima e ci sono tantissime persone che ti vogliono bene, che ti amano. E sono cose che gli abbiamo sempre detto in famiglia, perché è vero, tutti amiamo la Selena veramente come si fa a non amarla, solo che sentire dalla sua bocca uscire tutte queste cose mi hanno spezzato il cuore. Ma dopo un po' di settimane ha smesso di chiedermi questa cosa e in questo modo ho totalmente chiuso il capitolo. La Selena non mi chiede più di questa cosa e
è un sollievo per me, perché non avete idea di quanto ci sono stata male. Vabbè, una piccola parentesi per spiegarvi il momento in cui abbiamo concluso del tutto i rapporti con appunto quella persona ed è totalmente chiuso. Questo è anche il motivo appunto per il quale la Selena sa chi doveva essere il suo papà e sapeva distinguere questa cosa da Christian. Ok, adesso vi spiego invece la parte bella. Allora, non so da dove iniziare. Sto cercando di ricordarmi quel giorno in cui appunto ho visto che è avvenuta questa cosa. Sì, dico accanto alla mamma. Sto parlando, sai di cosa sto parlando? Indovina di cosa sto parlando? Non lo sai? Che te lo dico? Sto parlando di te e di Babbo Mo. Allora, ero rimasta al fatto che eravamo ancora negli appartamenti dei genitori di Christian, quindi ormai un mesetto fa. Era appunto un periodo in cui io, Christian e la Selena eravamo molto insieme. Sicuramente anche con il fatto della gravidanza, cioè ci siamo legati tutti molto 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 di più. E stavamo giocando sul letto e ad un certo punto, vabbè, Christian appunto stava giocando con la Selena, come fanno sempre loro, solletico, solletico, tante risate. E ad un certo punto la Selena si è fermata, si è messa lì su di Christian, che era sopra di lui, tipo qua. E la Selena gli fa: Mo, tu non sei Mo, tu sei Babbo Mo? Ma gliel'ha detto proprio come una domanda: tu sei Babbo Mo? E lui era tipo un po' così, mi ha guardata, perché non ce l'aspettavamo nessuno dei due, non era mai successo. La Selena veramente che non ha mai provato a chiamarlo papà o babbo, niente, niente, l'ha sempre chiamato Mo, 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 Mo. Mo, 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 mo. Invece quel giorno Babbo Mo. E allora Christian gli ha detto: sì, Sele, se vuoi io sono Babbo Mo, mi vuoi chiamare Babbo Mo? E lei: sì, 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 sì. Come contenta. E adesso dovreste proprio sentirla proprio da quel giorno ha iniziato a chiamarlo. A volte lo chiama Mo, normale, mentre altre volte proprio. Ma se sarà arrivo Mo. Cosa? Arriva! E invece altre volte la sentite proprio: papà, papà, babbo, babbo, papà Mo. È vero? È vero che lo chiami così sempre? Sicuramente è amore, mo arriva, è lavoro, toppa, dopo torna, gli manca. Babbo. Torna amore, torna, guarda che oggi non fa nemmeno la cena, a lavoro, quindi passerò il pranzo e poi torna. Ho sentito rumore, ma non è lui, amore, perché adesso è ancora presto, tra poco però torna. Ho sentito rumore, cori. Cosa? Cola. Cola? Ho sentito amore. Cale. Totti, perché te li hai mangiati tutti? Oh, questa bambina è una delle bambine più amate del mondo. E lo deve sapere. Io sono veramente... Bicotti. Sono veramente un sacco fiera di questo passo grandissimo che ha fatto la Selena. Vuoi biscotti? Sì. Li hai lasciati nel tavolo, sono nel tavolo, puoi andare a prenderli. Vuoi prenderli qua? Sì. Scusate. Ti ho sputato? Sì. Scusa. No, scusa. Come no, scusa? Non mi scusi? No. No. Dove capelli? Così va meglio, vero? Sì. Sono veramente un sacco fiera di questo passo che la Selena ha fatto da sola. E vuol dire che comunque si sente a suo agio anche a poterlo chiamare così. E sono anche tanto fiera del fatto che è una cosa che noi non gli abbiamo mai, mai, mai imposto o forzato in alcun modo. Non ho
Non ho veramente mai detto alla Serena chiamalo papà, eppure Christian, perché è dal principio che io e Chris ci siamo iniziati a frequentare dopo un po' di mesi. È una cosa che avevamo da subito detto. La Serena, se lo vorrà chiamare un giorno così, sarà una cosa che gli dovrà uscire da lei. Non sarà mai una cosa che noi la spingiamo a dire. E alla fine questo giorno è arrivato e secondo me anche per lei è un sollievo poter avere lui, perché è ovvio che lei in lui vede la figura paterna, è una persona che è accanto a lei da quando ha poco più di un anno, è la persona che comunque quando la Serena, lui la conosce da quando usava ancora il pannolino. Che anche con queste cose qua, cioè Christian mi è stato un sacco accanto anche in questa cosa, cioè la Serena usava il pannolino e lui a volte mi diceva no, stai tranquilla, siediti che vado io a cambiarla. Era una cosa bellissima da vedere, cioè Christian con i guanti, era troppo tenero. Oh, anche il fatto che molto spesso era Christian che andava a portare la Serena a scuola, all'asilo, quando stavamo ancora di là, era sempre Christian che si ricordava di quando andavamo a prenderla, a passare a prendere al bar accanto il latte tiepido, non caldo, tiepido. È lui che sa tutte le abitudini della Serena, è lui che ha imparato a conoscerla, ha imparato a gestire i suoi nervosismi, che la Serena ne ha tanti in realtà. Sa calmarla, è lui che comunque quando la Serena ha paura l'abbraccia, gli racconta le favole, guardano i film insieme. Mi ricordo che all'inizio io andavo anche a scuola e Christian mi teneva la Serena, visto che era un periodo in cui non stavo lavorando, mi sa che il ristorante era chiuso, e se la portava in giro. Era, cioè, comunque è lui. Da tantissimo, non è da poco, è da tanto tempo che è lui la sua figura paterna. È veramente una cosa bellissima, quando penso a loro due, che hanno costruito un legame veramente forte, molto molto forte. Molto spesso le mattine che ci svegliamo, quando Christian va al lavoro, la Serena non lo vede e la sua prima cosa è: mamma, dov'è papà? Dov'è papà? E dopo io anche lì gli devo spiegare: papà è andato a lavoro, dopo torna. Però lei comunque dice: oh, mi manca, voglio giocare con lui, perché sa che comunque quando c'è lui si occupa di lei tanto, cioè gli dà tante attenzioni, veramente. Veramente tante, e non è una cosa sicuramente da sottovalutare in una persona, perché comunque anche se non sono lo stesso sangue, Christian veramente la tratta come se fosse sua. E anche le volte che magari io mi arrabbio un pochino troppo con la Selena, alzo un pochino troppo la voce, Christian è lì subito che va a difenderla. Hanno veramente un legame troppo troppo bello, e questa cosa sicuramente l'hanno vista molte 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 persone che ci stanno accanto. Forse qua non troppo, cioè forse è che io non riprendo molto i momenti in cui siamo tutti e tre insieme, che sarebbe una cosa da fare, solo che non lo so, dai, ci sono persone che amano stare davanti alla telecamera e raccontare tutto. Diciamo che Christian è una persona più riservata da questo punto di vista. Però vedremo il modo di convincerla a fare alcuni video insieme a noi. Così si apre così. Così si apre così. Ah, ti aiuto io. Così si apre Ecco, così. fatto, amore mio. E niente, noi ci tenevamo veramente moltissimo a condividere questa cosa. Gli ho messo il tè dentro. Questo cambiamento che c'è stato nella nostra vita, perché alla fine è una cosa che ovviamente influenza in tutti noi ed è veramente un sacco carina come cosa. È veramente bellissimo vedere la Serena così tranquilla, ogni volta che lo vede gli si illuminano gli occhi. Sono una cosa veramente meravigliosa tutti e due insieme. È vero. Spero che questa notizia vi sia piaciuta anche a voi, vi abbia un po' rallegrato, non lo so, così. E
è una cosa veramente tanto importante per me e vedo che lo è anche per loro e non finirò mai di ripetere che questa cosa è veramente bellissima. E ha avuto, ci è voluto del tempo perché questa cosa venisse fuori e la rende ancora più speciale, secondo me. Ma gli piacciono i baci a questa bimba. Questa bimba antipatica. Questa bimba antipatica. Detto questo, noi vi ringraziamo per averci seguito in questo altro video. Vi mandiamo un bacione. E vi auguriamo una bellissima giornata. Manda bacio. Manda bacio, dati. Ciao ciao.